quest'anno riparte alla grande con i soliti ignoti nell'Access e poi stasera Tutto è possibile che va a novembre, credo. Che va a novembre, sì, non ho le date esatte, ma credo a novembre, tra novembre e dicembre. Quindi una stagione super impegnativa. Ah, voglio, una stagione impegnativa, bella, felicissimo di essere a Rai 1 con i soliti ignoti, scusate, saluto, felicissimo di essere a Rai 1 con i soliti ignoti, che è stata una bella scommessa di Rai 1, del direttore Andrea Fabiano, che ha pensato a marzo di sperimentare questo programma, perché pur essendo un programma che già in passato era stato su Rai 1, ma comunque era una sperimentazione con una nuova conduzione, anche con un modo diverso, con un finale completamente diverso, insomma, quindi era veramente un ritorno modificato rispetto a quello che la gente conosceva in gran parte, e devo dire è andato al di là delle rosee previsioni, e io mi sono divertito tantissimo, un programma che mi piace molto e che è apprezzato anche dal pubblico, tant'è che insomma grazie a questo apprezzamento torna a fine settembre. Avete battuto Striscia, la sfida con Ricci, la senti? No, personalmente no, io conosco Antonio, molti amici a Striscia, non avverto una sfida, credo che l'importante sia veramente fare un programma che piaccia al pubblico di Rai 1. Poi ovvio che essendo due competitor, uno vince e l'altro perde, ma sono due cose talmente diverse, uno è il TG satirico più famoso che c'è in televisione e l'altro è un gioco, un game, un intrattenimento, due mondi completamente diversi, io lo penso come due programmi che funzionano per i telespettatori a quell'ora. Poi certo che il solito ignoti che fa questi numeri sono per me motivo di grande orgoglio, grande gioia, ma non penso ai dati d'ascolto. Striscia è una cosa diversa, però sì, una cosa simile ai soliti ignoti potrebbe arrivare sul TV8. Sì, ho letto, sì, sull'età credo sia, sì, legata, sì, all'età. Guess my age. Bene, cosa ne pensi? Guarda, io sono un sostenitore intanto di tutto quello che arriva di nuovo, no? Quindi le neonate, come dicono, TV8 e TV9 ben vengano, perché più il mercato è ampio e più tutti si attrezzano a fare meglio, quindi ben venga. E se fanno questo gioco, che credo sia un format che già girava da qualche tempo, sono contento, perché vuol dire intanto che Soliti Ignoti, quel genere del finale del parente misterioso che ha preso molto, ha catturato i telespettatori e quindi fa venire voglia di andare a cavalcare un genere, quindi ben venga. E assolutamente non io non la penso come dire un competitor, una cosa. Poi la gente può avere una scelta maggiore su più canali di tante cose. Io alla fine quello che mi auguro è di continuare a far bene con i soliti ignoti. Questo non vuol dire che anche gli altri non possano far bene con altri programmi. Soliti ignoti va al posto di affari tuoi, sì. Ci sono state polemiche, Striscia, sì, ha attribuito anche la colpa dell'accanimento nei suoi confronti ha fatto che battesse Striscia. Io non sono toccato, da tutto ciò, non ho mai fatto di più no, no, ma non è, quindi come dire, niente so, niente ho visto, fatti loro sono. Punteranno dei due fuori onda. Oh guarda, io sono tranquillo, qualche fuori onda, anzi io ho preso il tapino da Striscia, ecco. Per vorrei quindi, il mio tapiro me lo sono preso, okay, e lo tengo lì ben esposto a casa con grande gioia di mio figlio che mi ha detto bravo papà, finalmente hai preso il tapiro, per lui è giustamente un merito, non un demerito. Per il resto spero che tutto poi si vada a sistemare come giusto che sia, tra persone intelligenti. Per finire, Sanremo, sei un candidato? Non mi sono mai candidato. Chi mi conosce sa che in genere per qualcosa non mi candido mai, però nella stessa maniera dico che Sanremo è il sogno di tutti coloro che fanno il mio mestiere, quindi sarei bugiardo se dicessi che non è così. Ho anche detto che se la Rai un giorno, non per forza quest'anno, fra 2 anni, 3 anni, 10 anni, in questa vita o anche allargato o in un'altra vita, dovesse chiedermi di fare Sanremo, è normale che a Sanremo non si dice di no. Ultima cosa, Reazione Catena quando va in prima serata? Vai in prima serata il 7, 14 e 21 agosto in un torneo di 3 squadre, le 3 squadre che hanno polverizzato ogni record in 11 anni di Reazione a Catena, e mi riferisco ai 3 di Renari, ai parenti stretti, i ragazzi siciliani, e all'intesa a distanza, sono le 3 ragazze sarde che detengono
il trofeo del 2016. Sarà un triangolare, come i triangolari calcistici che ci sono durante il periodo estivo, molto appassionante, quindi ripeto, lo vedremo insieme, lo vivremo insieme 7, 14 e 21 agosto. Grazie.